Oh, dove siamo qua, Ugo? Dove siamo? Oh my God. Ugo, dove siamo qua? Ugo. Come ragionier Ugo Fantozzi. Ugo. Ciao. Stanco? Portata l'acqua per lui, sì? Sì. No, no, è abituato. Abituato. Ah, ecco, c'è l'acqua. Anche se è buona accetta, è fatta apposta, no? Sì, mi ha solitamente regà in camper. Mi ha solitamente regà là, però ho tutto emergency. Gesele boracette, sì, quelle a bottiglia che bottiglia si piegano. Che sì, 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 ce l'ho, camerino. Ce l'ho. Ce l'ho. Questa è la mia ultima escursione qua in Italia e poi dopo si parte. Un po' di tempo che non faccio questo sentiero. Mentre Ughetto è a casa. Indovinate dove sono? Chi lo sa? Bello, perché ho lasciato lo zaino, i bastoncini da trekking e altre cose in camper, che è da Ercole, e per cui adesso sono a casa senza nulla. Vabbè, mi sono preso lo zaino, quello da viaggio. Così quando porti il camper in officina lasci tutto dentro, no? E poi ti accorgi che è tutto là, tutto quello che ti serve è nella tua casetta. E vabbè. Ok, avete capito. Bene, obiettivo raggiunto. Dopo un'ora di camminata mi sono passate tutte le paturnie, le noie, le paranoie, i problemi, le tossine che ho dentro nel mio corpo. Bene. Ottimo, Luca. Thank you.
fatto abbastanza fretta, con 2 ore. Eccomi qua, levato un po' di sassi dal ghiaione, sono tutto sudato e io non capisco tutti i youtuber che fanno i video sulla montagna, che vanno a camminare, itinerari, questo e quest'altro, si mostrano sempre belli, belli asciutti, avranno l'asciugamano incorporato, Comunque, ecco, la giornata è andata, sono arrivato al Passo Campogrosso. Diciamo che le mie gambe stanno bene perché in 2 ore e 10 minuti, credo, sì, 2 ore poco più, sono andato da Passo Campogrosso a Cima Carega.